Il Quadraro è stato onorato dalla visita del Duce, che ha voluto iniziare personalmente i lavori della nuova e grandiosa sede dell'Istituto Nazionale Luce. L'Istituto Luce ha un ruolo primario nella costruzione del mito mussoliniano. È la spina dorsale della macchina della propaganda. Nato nel 1924 con il preciso compito di produrre l'immagine ufficiale fotografica e cinematografica del regime, archivierà centinaia di migliaia di foto e migliaia di pellicole fra cinegiornali e documentari. Fammi tenere! In questo momento i nostri occhi si scrutano. C'è forse qualche cosa di cambiato fra noi? No! E Mussolini si offre come un abile attore. Mostra il suo corpo. Ricorre a tutto quel repertorio di espressioni, di atteggiamenti, di intonazioni che la gente si aspetta da lui, che ama, che ammira. Questi notiziari di propaganda vengono proiettati nelle sale cinematografiche tra un film e l'altro e vengono seguiti con fervore. Saluto al Duce! Anche il cinema è tenuto d'occhio. Intanto è vietato rappresentare il Duce in opere di finzione. Che nessun attore osi interpretare colui che per gli italiani deve essere unico e irripetibile. Il capo del governo ha inaugurato la città del cinema. Ma perfino semplici film di evasione possono nascondere messaggi non in linea con il regime. Per evitarlo nasce l'Ente Cinema e la Direzione Generale di Cinematografia, che in armonia con il Ministero della Cultura Popolare passano tutte le pellicole al vaglio della censura. Eccola il regista. Ma sì, è Camerini, con in mano l'inseparabile copione. E di fronte a lui Brizzi, l'operatore, che sta dando disposizioni per le luci. Clamorosa, durante l'anteprima di un film di Mario Camerini, una violenta reazione del Duce. Mentre guarda Il cappello a tre punte, rimane così indignato per una scena contro le tasse in cui il governo viene addirittura definito affamatore, che salta sulla sedia urlando come una furia. Ma val la pena di lavorare come una bestia per essere ricompensato così dagli italiani? Alla scuola di scherma, dove il Duce ha voluto cimentarsi con due fra i più provetti sciabolatori del terzo corso. I miti non hanno età. Le istruzioni governative sono precise. Come è noto, il Duce non gradisce in alcun modo che la stampa si occupi del suo compleanno. Non farne quindi alcun cenno, neppure nelle corrispondenze dall'estero. E ogni anno, all'approssimarsi del 29 luglio, data della nascita del Duce, i giornali ricevono questa raccomandazione. Perché Mussolini deve rimanere eternamente giovane. L'intenso lavoro del Duce è quotidianamente preceduto da una rapida attività sportiva che ritempra le sue fresche energie e il suo vigore fisico. Ho fatto del mio organismo un motore costantemente sorvegliato e controllato che marcia con assoluta regolarità, afferma con orgoglio. Dedico dai 30 ai 45 minuti del giorno agli esercizi fisici e li pratico quasi tutti. Preferisco il nuoto d'estate, gli sci d'inverno e ogni giorno l'equitazione. Anche la marcia è nelle mie simpatie. Per quanto l'epoca dei miei duelli sia trascorsa, la scherma è sempre un ottimo esercizio per tenere alacre il corpo. Pretende che gli italiani lo imitino. Nel gennaio 1937 invia al direttore del Popolo d'Italia una foto da sciatore a torso nudo sul Terminillo, avvertendolo che va pubblicata in terza pagina. Serve di esempio ai sedentari. È il commento. E perché ancora si esalti la forza ideale del suo corpo, la propaganda raccomanda. Notare come il Duce non fosse affatto stanco dopo 4 ore di trebbiatura. E fattosi consegnare il piccone, ha tracciato il solco nuovo della via imperiale. La costruzione del mito funziona.
La gente comune scrive a Mussolini circa 40.000 lettere al mese. Si ha un dolore da confidare. Il desco è vuoto. Quando ci si guarda attorno e non si sa più a chi rivolgersi, ci si ricorda che c'è lui, commenta il Corriere della Sera. E il Duce, il condottiero, l'uomo forte, diventa, per il suo popolo, un padre. La spontanea professione di fede di una contadina confusa nella folla applaudente. Dopo di Dio viene lui, Dio ci dà il pane, egli ce lo lavora e ce lo difende, compendia il sentimento di tutto un popolo. E al padre della nazione giungono messaggi di ogni tipo. A volte, come in questo, rasenta il sacrilegio. Scrive una piccola italiana nel giorno della sua prima comunione. Avrei voluto, in quel momento solenne in cui ho ricevuto Gesù, che a porgerlo fossero le vostre benedette mani, e mi sono figurata, infatti, di riceverlo da voi. Mentre un'anziana signora di Verona, ricevuta a Palazzo Venezia, nel consegnargli un album di pelle nera nel quale ha trascritto le sue conversazioni con gli spiriti di Mazzini, Garibaldi, Cavour e Napoleone, gli riferisce che tutti, ma proprio tutti, i grandi dell'oltretomba si sono dimostrati suoi ferventissimi ammiratori. Il Duce mutato in simulacro vivente, pur vivo in figura già quasi eterna. Anche la luce del suo studio, che rimane accesa fino a notte fonda, acquista un significato quasi sacrale. Perché chi passa per Piazza Venezia deve provare gratitudine reverenziale per il padre della patria che sempre lavora. La fama di grande amatore concorre alla costruzione del mito del Duce. E un mito, per rimanere tale, non deve porre limiti alla misura. Dunque, amanti, scappatelle, figli illegittimi, scandali repressi. Il numero complessivo delle donne che il Duce ha posseduto dicono sia leggendario. In genere, i suoi sono svaghi sessuali in mordi e fuggi. Hanno luogo su un sedile di marmo, coperto da un cuscino trapuntato, nel vano di uno dei finestroni della sala del Mappamondo a Palazzo Venezia. A Claretta Petacci, che qui vediamo in occasione del matrimonio della sorella Miriam ed entrata in ruolo come amante nel 1936, confida: «Sai bene che la prima volta non si può stare bene con una donna. Ricordo Billy, una stupidina appena sposata che non sapeva come fare. Stava sul letto, ferma. Allora io la spinsi un poco per farle capire ciò che si doveva. La spinsi indietro sul letto e lei, non so come, andò a sbattere la testa contro uno spigolo e uscì il sangue». Quanto a Claretta, gli incontri con il mitico amante avvengono in un'apposita camera dell'ex appartamento privato del cardinale Cibo, al primo piano di Palazzo Venezia, sul lato di via del Plebiscito. Nell'attesa, lei scrive un diario in cui rivela: «Nel fare l'amore è emozionato che pare un ragazzo, grida come una belva ferita». Della sua virilità, il Duce non fa certo mistero, anzi: «Tutte le donne, prima di sposarle, bisogna provarle», diceva ridendo. E la sua aura mitologica risulta molto attraente, a volte perfino troppo. Ex maestro, Mussolini ha un debole per le maestrine dalla penna rossa, eppure ha il buon senso di rifiutare le avance di un insegnante che alla vigilia delle nozze con un falegname offre al Dux un autentico Ius Prime Noctis. Pur lusingato, Mussolini la fa rimproverare da un maresciallo dei carabinieri. Alle amanti Mussolini non rinuncia, ma l'immagine pubblica deve essere quella del padre di famiglia. Eccolo, attento e premuroso, nella cura della casa,
degli affetti, della quiete domestica. È un uomo fedifrago. In famiglia, però, come pure nel resto del paese, si fa di tutto per ignorarlo. Qui, dinanzi al fotografo, il duce è solo il padre, lo zio, il nonno, il genitore che opera e provvede, nella buona e nella cattiva sorte. Eccolo felice, in occasione delle nozze della figlia Edda con il conte Ciano. Altissimi applausi salutano l'arrivo del corteo nuziale. La sposa entra in chiesa al braccio del duce. Eccolo ancora beato al braccio di tutte le spose, dei figli e dei nipoti che ha accompagnato all'altare. Ma eccolo ancora nei momenti terribili. Per la perdita del fratello Arnaldo. Eccolo con Rachele al funerale del figlio Bruno, precipitato a Pisa nell'estate del 1941. È il Dux padre. Nulla gli è risparmiato. Tutto sopporta. Una sede mitica. Un corpo da semidio quasi immortale. Un amatore infaticabile. Un pater familiae premuroso. Un campione della modernità. Mussolini vuole mostrarsi come un dominatore. Domina le folle, le donne, la famiglia e anche le scienze moderne. Amante della velocità e delle sfide, una volta in treno da Napoli a Roma chiede di andare il più veloce possibile. Il macchinista, con grande soddisfazione del duce, spinge al massimo la locomotiva fino a raggiungere velocità inaudite per quel tempo. Per paura di deragliare, il fido cameriere Navarra, tutto preoccupato, gli si avvicina, pregandolo di far rallentare il treno. «Ma che fascista siete, Navarra?» scatta lui eccitato. «Avreste paura della velocità?» Rapito dal piacere della corsa, giunto a Roma, il duce si complimenta personalmente col macchinista. Non sa che il poveretto rischierà di essere licenziato per aver messo in serio pericolo la vita del duce. Così come non esiste uno sport che non pratichi, non esiste neppure una macchina che lui non guidi. La cloche degli aerei, poi, lo inebria. Possiede il brevetto per piccoli velivoli già dal 1919. A metà degli anni 30 decide di passare alla guida dei trimotori. Fa pratica con il colonnello Attilio Biseo, esperto pilota delle crociere atlantiche. Tutto bene fino al giorno del brevetto. Ma per ottenerlo deve decollare da solo. I responsabili sono presi dal panico. Un errore potrebbe infatti costargli la vita. Tantomeno si può umiliare il duce facendolo assistere da un pilota. Il comandante generale Giuseppe Valle allora ha un'idea. Durante la notte fa nascondere un pilota esperto sotto un telo nella carlinga. Al mattino il duce si alza in volo, esibendosi con spettacolari manovre. Conquista così il brevetto tra scrosci di applausi, rimanendo ignaro della verità. E la propaganda non perde l'occasione per promuovere questa immagine di uomo coraggioso e sprezzante del pericolo. Come si vede in questo cinegiornale, il cui audio non è originale, ma restaurato nel dopoguerra. Il duce ha voluto invitare alcuni giornalisti stranieri a compiere un volo su un trimotore da lui personalmente pilotato. La prima divisione motorizzata passata in rassegna dal duce. Presenti il capo di Stato Maggiore Generale, il generale von Rintelen, capo della missione germanica a Roma, il capo di Stato Maggiore della Regia Aeronautica, il segretario del partito. Dal luglio 1933 Mussolini ha assunto i poteri di ministro della guerra ad interim e di tutti i dicasteri militari, quindi nel 1938 il grado di primo maresciallo dell'impero. È il titolo più alto, lo condivide con il re e ci tiene. Fare presente che alla cerimonia di stamane all'altare della patria il duce vestiva la divisa di primo maresciallo dell'impero e non, dicesi non,
di comandante della milizia. L'immagine del duce è ancora cambiata. Ha abbandonato feluca e doppio petto, retaggio dell'Italia liberale, per vestire la stoffa sacra delle battaglie, la divisa militare del condottiero. Una nuova identità per adeguarsi alla straordinaria organizzazione militare che tanto ammira nella Germania di Hitler. Eccolo dunque pronto all'offensiva propagandistica. Accanto al re, mentre assiste alle manovre dell'esercito, al timone della flotta della Marina insieme ai più alti ammiragli, in divisa da pilota fra gli aviatori. Mussolini si cala totalmente nella parte. È il momento solenne dell'incontro fra il Führer della Nuova Germania e il Duce, fondatore dell'impero. E in occasione della visita del Führer in Italia, dal 3 al 9 maggio 1938, la macchina della propaganda marcia a tutto vapore. Si avvia per il viale Aventino verso Piazza Venezia. Per non essere inferiori alle colossali coreografie germaniche, tutte le caserme sono precettate. I soldati si esercitano a marciare al passo romano. I campi paramilitari di Montesacro e dei Parioli si preparano per le sfilate della gioventù del Littorio. Mentre la folla è coordinata dalle sedi del partito agli ordini del segretario Achille Starace e della speciale commissione presieduta da Ciano, che ne scrive la sceneggiatura, prevedendo persino la dislocazione dei fotografi e degli operatori cinematografici lungo il percorso. Grandi scenografie, masse oceaniche, solennità imperiali che danno dell'Italia l'immagine di una facoltosa potenza di carta pesta. Il corteo solenne attraversa l'urbe, fra squilli di fanfare, rulli di tamburi e clamori di moltitudine. La facciata umbertina della stazione Termini viene rimodernata con travature di ferro che sostengono finti scenari come a Cinecittà. Mentre alle vie della capitale è praticato un incisivo lifting. Fondali dipinti vengono posti lungo i binari nei pressi della stazione Tiburtina per evitare al Führer il crudo panorama dei tuguri e delle povere baracche degli emarginati della capitale. Nelle memorie dell'archeologo Ranuccio Bianchi Bandinelli, che fa da cicerone a Hitler nella sua visita in Italia, si ricorda una pasquinata. Roma di travertino, vestita di cartone, saluta l'imbianchino che arriva da padrone. Ma creato il mito del Dux, è necessario raccontarne la genesi, la storia. Allora, in occasione del decennale della marcia su Roma, si allestisce una grande mostra della rivoluzione fascista. La rassegna, inaugurata nel 1932, rimane aperta fino al 1934, accogliendo la bellezza di 3 milioni di visitatori. La mostra è quasi un rito di iniziazione. Le sale si susseguono secondo un percorso obbligato che porta per mano il visitatore attraverso una serie di tappe lungo la storia del fascismo, per concludersi poi nel luogo considerato più sacro, l'esatta ricostruzione del famoso covo del Duce. Ed infine la piccola stanza di lavoro del Duce, che bastò al suo affanno nella tormentata vigilia. L'ufficio del Demiurgo presso la redazione del Popolo d'Italia, in via Paolo da Cannobbio, a Milano. Il punto zero, il punto d'origine del fascismo. Questa messa in scena è frutto dell'ingegno del pittore Mario Sironi. E su manifesti e riviste vivono, infinite, le iperboli sulla figura del capo. Grande nocchiero, dinamo umana, capo spirituale dell'Europa,
principe della stirpe, dominatore della filosofia, aeronauta del pensiero, colonna del mondo, messo di Dio, grande mago, genio universale, incarnazione del veltro dantesco. Espressioni così esponenzialmente ardite che la più tradizionale uomo della provvidenza diventa quasi modesta. Una gigantesca M mussoliniana sovrasta come un arco trionfale l'ingresso degli stabilimenti Fiat dell'Aeronautica d'Italia, dove il Duce, ossequiato al suo arrivo dal senatore Agnelli, inizia subito in macchina la visita alle officine in piena attività, salutato dalle entusiastiche manifestazioni dei tecnici e delle maestranze. Questo accade in Italia, ma all'estero. Come la pensano? Quando il 7 aprile 1925 una squilibrata inglese, Violet Gibson, spara a Mussolini facendogli solo un graffio, lui la rimanda senza rancore nel Regno Unito. In questa occasione il Times di Londra pubblica un lungo articolo dall'eloquente titolo «Mussolini trionfante», nel quale loda l'abilissima propaganda fascista che ha saputo trasformare il gesto folle della cittadina britannica in un gesto di generosa magnanimità, in un clamoroso successo di immagine. Winston Churchill, allora cancelliere dello scacchiere del governo conservatore, incontra Mussolini a metà gennaio del 1927, traendone un'impressione lusinghiera. «Se fossi italiano, starei con il Duce», afferma. Anche negli Stati Uniti c'è chi rimane ammaliato dalla figura del leader italiano. Nel 1933 la Columbia Pictures, per volontà del produttore ebreo di origine tedesca Harry Cohn, realizza il documentario Mussolini Speaks, scritto dal famoso giornalista Lowell Thomas. Il film, distribuito nelle sale, raggiunge l'incasso record di $1 milione, che oggi corrispondono a circa 10 milioni di euro. Si esalta il Duce definito come un nuovo Cesare e un nuovo Napoleone. All'inizio della pellicola è scritto: «Questo film è dedicato a un uomo del popolo le cui azioni per la sua gente saranno sempre di ispirazione per l'umanità intera». Il presidente degli Stati Uniti, Roosevelt, nei primi anni 30 ha ancora fiducia nell'Italia, tanto da affermare: «Mussolini deve passare alla storia come il costruttore di una migliore forma di convivenza fra i popoli». Pierre Laval, il primo ministro francese, non nasconde la sua stima per il Duce. Al termine della sua visita in Italia del gennaio 1935, afferma entusiasta: «Non voglio lasciare Roma senza esprimere alla stampa italiana la mia ammirazione per il signor Mussolini. Tra noi è nata una simpatia che io saprò mettere al servizio dell'amicizia franco-italiana». E in termini lusinghieri, si esprime anche tutta la stampa moderata parigina, che esalta il suo anticomunismo e il suo intervento in Spagna. E quando la minaccia nazista diventa seriamente preoccupante, Neville Chamberlain, premier britannico, e il ministro degli esteri, Lord Halifax, non esitano a riporre nelle mani di Mussolini i destini della pace d'Europa, coinvolgendolo prima nel patto di Monaco, poi nel disperato tentativo di convincere Hitler a evitare la guerra. Mussolini, di fronte a Francia e Inghilterra, promette di far leva sull'amicizia che lo lega a Hitler per arginare le mire espansionistiche della Germania. Ma Hitler è un amico difficile, un amico che mette paura. Nel maggio del 1939, Mussolini firma con Hitler un patto di alleanza militare a doppio nodo, il patto d'acciaio. Se scoppia la guerra,
l'Italia deve intervenire al fianco della Germania. E la guerra non è solo un'ipotesi. Il Führer ha già deciso di attaccare la Polonia. Alla propaganda il compito di esaltare l'esercito italiano. Si organizzano parate e sfilate. Sono sfilati oltre 60.000 uomini, 400 pezzi di artiglieria, 2.260 mitragliatrici, 6.900 quadrupedi. Ma in realtà la situazione è quasi disperata. Gli armamenti sono pochi e obsoleti. Solo di quadrupedi ce n'è in abbondanza. Decisiva sarebbe una flotta aerea all'avanguardia. Invece, la Regia Aeronautica, che la propaganda si affretta a magnificare, è costituita ancora da biplani. Il caccia di punta è il vecchio e glorioso Fiat CR-42, che ha addirittura le ali di tela. La propaganda parla di un esercito invincibile, ma Mussolini sa bene che la realtà è un'altra. Quell'estate del 39, Mussolini impegna febbrilmente tutta la sua autorevolezza per ricondurre l'alleato nazista a più miti consigli: trovare un accordo con la Polonia, la Francia e l'Inghilterra. Ma invano. Uno Stuka in picchiata. Il primo settembre 1939, le truppe corazzate della Wehrmacht marciano verso Varsavia. Consapevole della sua debolezza, Mussolini opta per la cosiddetta non belligeranza, un puro artificio verbale che la propaganda cerca tempestiva di vendersi come lungimirante strategia politica e militare. Invece è solo una situazione di stallo, attendista, né pace né guerra. Che dire alla gente? Quali direttive dare alla stampa? Alla propaganda servono nuove idee. Giunge il ministro della cultura popolare, eccellenza Pavolini. Mussolini si rivolge ad Alessandro Pavolini, una delle migliori giovani menti del regime. Scrittore e giornalista, amico di Galeazzo Ciano, che va a dirigere il Ministero della Cultura Popolare. Pavolini capisce che è tutto da reinventare e soprattutto da improvvisare. Le veline ora diventano dei capolavori di diplomazia. Ai giornali si raccomanda simpatia per la Germania, ma anche comprensione per Francia e Inghilterra. I nostri atteggiamenti risoluti non debbono mai essere tutti di un pezzo. Evitiamo gli atteggiamenti rigidi e allarmistici. Si è iniziata la visita del Duce ai grandi quotidiani di Torino fascistissima. La sede della stampa si è addobbata per... E così per 9 mesi. La propaganda fascista pattina in un limbo incolore. Naviga a vista. Si vive alla giornata. La popolazione chiama a gran voce il fondatore dell'impero. Una immensa acclamazione lo saluta quando egli appare al sommo del podio. Ma al di là dei riti, dei miti, delle cerimonie e delle scenografie di cartapesta, la storia non si può ingannare. La verità, alla fine, viene a galla. I nostri apparecchi da bombardamento picchiano sulle formidabili difese che i francesi hanno appresso. La capitolazione della Francia sotto l'attacco della Wehrmacht e la convinzione che Hitler vincerà facilmente la sua guerra lampo spingono Mussolini a fare il passo decisivo. Eccoci dunque al punto dal quale abbiamo cominciato il nostro racconto, al 10 giugno 1940, alla dichiarazione di guerra a Parigi e a Londra, allo schieramento al fianco di Berlino. Saluto al Duce! Sono passati 70 anni da allora.
ma il tempo non può certo far dimenticare quello che a memoria d'uomo è stato il momento più cupo, più infelice, più tragico della storia d'Italia. Il Duce, il pater familiae, il padre della nazione, il corpo motore, porta gli italiani alla guerra. Il popolo, plagiato dalla sua forza persuasiva, lo segue nel baratro con l'illusione che tutto durerà poche settimane. La propaganda ha fatto un così buon lavoro che la gente ha bocca in pieno, illudendosi di una facile vittoria in pochi giorni. Le artiglierie francesi bombardano Ventimiglia con la vana speranza di disorganizzare le nostre retrovie. Certo, entrando in campo a cose fatte, Mussolini rischia di passare per opportunista. Alla propaganda il compito di rimediare. La sera stessa del 10 giugno, Pavolini convoca i direttori dei giornali per studiare una strategia di comunicazione. Il Duce oltrepassa il confine. 10 giorni dopo, la stampa fascista parlerà con enfasi dell'offensiva delle Alpi, eroicamente sferrata dall'esercito italiano contro la Francia. Il 24 giugno, la Francia chiede l'armistizio e la propaganda ne approfitta per far credere sul serio che il Duce abbia servito la vittoria sul piatto d'argento. I plenipotenziari francesi giungono all'aeroporto del Littorio. La delegazione si dirige alla villa incisa all'Olgiata, località designata per l'incontro coi plenipotenziari italiani. Gli italiani si illudono che abbia ragione. Si dimentica che l'Inghilterra ancora non si è arresa. In un grande stabilimento che produce senza sosta ingenti quantitativi di elmetti in acciaio per le nostre forze armate. L'Italia è in guerra con l'Inghilterra, ma stampa, radio, cinegiornali sembrano fare finta di nulla. Nelle città il cibo già scarseggia, ma l'importante è che non se ne parli. La propaganda teme che, psicologicamente, il popolo non regga. Non toccare l'argomento delle cosiddette code davanti ai negozi, precisano le veline. Si fa categorico divieto ai giornali di pubblicare comunicati o notizie da qualsiasi fonte provengano riguardanti il razionamento alimentare. Piuttosto vengano messi in evidenza alcuni vantaggi. Il comunicato sulla scarsa attività delittuosa in dipendenza dello stato di guerra va pubblicato con rilievo. Le donne, operaie e mobilitate, danno la loro preziosa e instancabile opera nei vari reparti dove si costruiscono i velivoli. La vita quotidiana cambia per tutti. Intanto bisogna far accettare che le donne sostituiscano in molte mansioni gli uomini partiti per il fronte. La donna italiana sa essere degna delle sue grandi tradizioni di patriottismo, di attività e di assoluta dedizione al dovere. Nel settembre 1940 l'illusoria avanzata del generale Graziani in Egitto. Vinceremo, vinceremo! Il maltempo proibisce le operazioni, ma questi diavoli partono lo stesso. La propaganda glorifica eroiche gesta ed è questo quello che conta. E siamo al pantano in cui affonda il Duce, attaccando la Grecia. Poi la prima sconfitta è in Africa settentrionale per il contrattacco dell'Inghilterra che dall'Egitto invade la Libia. Quindi la perdita dell'impero in Africa orientale. In pochi mesi è la fine di quella sorta di ammaliamento che il Duce aveva esercitato su tanti italiani. La macchina di ripresa coglie qualche momento della dura giornata di lavoro e di guerra sul fronte greco. La propaganda copre artificiosamente le sconfitte con l'ottimismo dei cinegiornali. Ma la realtà al fronte è ben diversa.
In patria, le famiglie iniziano a piangere i loro morti. La situazione sui monti della Grecia stagna. Credendo che la sua sola presenza possa avere quasi un potere taumaturgico, Mussolini decide di recarvisi personalmente e vi perde ancora più prestigio. Alcune delle foto che qui vedete non furono mai pubblicate. Disperati gli assalti e inutili i morti. L'offensiva fallisce. A sera il duce se ne torna a valle a capo chino. Si avvicina a un soldato in un'ambulanza, ferito gravemente, con lo stomaco squarciato. Nel vederselo così vicino, con lo sguardo velato, il moribondo lo rimprovera con un fil di voce. «Ah sì? Bravo, bravo!» riesce appena a sussurrare. Mussolini si ritrae pensoso e nella calca si allontana, muto. L'attacco dall'aria è incominciato e ormai si protrarrà senza tregua per quasi 3 giorni. Intanto, MAS e motosiluranti navigano a tutta velocità. Le sconfitte delle forze armate italiane si susseguono, sia in mare che in terra. Si è perso anche l'impero, tornato nelle mani del Negus. I pochi successi che la propaganda esalta tra il 1941 e il 1942 sono quasi solo merito della Wehrmacht. Il generale Rommel nella zona della battaglia. Ormai neanche i tedeschi hanno più fiducia in Mussolini. Tanto che quando il duce nell'estate del 1942 raggiunge l'Africa settentrionale, Rommel, il famoso generale di Hitler, la volpe del deserto, evita perfino di riceverlo. Alla presenza del duce, nelle scuole centrali dei servizi antincendi si sono svolte brillanti esercitazioni di protezioni antiaeree alle quali hanno partecipato reparti dei vigili del fuoco, dell'UNPA e della... In Italia la propaganda lavora perché fotografi e giornalisti non accostino l'immagine di Mussolini alle tragedie, al sangue, alla sconfitta. Si preferisce che il duce lo riprenda in rassegna delle truppe schierate in partenza per il fronte o al centro di spettacolari esercitazioni di protezione antiaerea. Tema delle esercitazioni. 3 successive ondate di aerei nemici, provenienti dal mare, sganceranno bombe dirompenti, incendiarie ed ad aggressivi chimici anche sugli abitati a nord-ovest dell'ippodromo delle Capannelle. Tuttavia, il duce non può esimersi dal partecipare alle cerimonie in onore dei caduti, insieme alle vedove, ai feriti, ai mutilati. E già la sua aura da semidio comincia a incrinarsi. Cosa potrà mai dire ai tanti che sul campo di battaglia hanno lasciato braccia o gambe? A una madre che ha perso un figlio? A un uomo che ha perso la vista? Ogni giorno la radio e i quotidiani diramano ovunque le notizie di guerra, mentre sugli schermi si succedono i documentari delle più importanti azioni combattute sui vari fronti. Nessuno può dire di no. Anche i giornalisti inviati al fronte obbediscono agli ordini. Fin dall'inizio della guerra, Pavolini aveva ordinato che i 71 quotidiani del Regno e l'agenzia Stefani fossero immediatamente sottoposti per decreto alla mobilitazione civile. Pavolini sa quanto la loro complicità sia necessaria e non dimentica di lodarli ed esaltarli. E figuriamoci se possono ribellarsi i cineoperatori dell'Istituto Luce. Anch'essi sono in prima linea. Eccoli pronti a morire. Sono gli eroi della verità. In una base navale, la consegna delle ricompense al valore ai giornalisti ed operatori cinematografici che si distinsero nell'azione navale di Punta Stilo. Il giornalista Arnaldo Cappellini. Gli operatori cinematografici dell'Istituto Nazionale Luce, decorati al valore Lamberto Urbani e Angelo Iannarelli. Ma la verità non possono certo raccontarla.
L'ordine della propaganda è quello di non far vedere il sangue, i morti, i feriti, il fango, la neve, i soldati laceri che vi affondano. Viene proibito di riprendere i combattimenti sul campo. Si chiede invece di ricostruirli dopo che sono avvenuti, come se la guerra fosse un set cinematografico. I soldati inquadrati dalle cineprese devono essere sbarbati e con le uniformi in ordine. E Piero? Sta bene, è partito ieri sera per Napoli per imbarcarsi. Bisognava vedere quanti erano. Partono stanotte alle 3, vanno a Bengasi. Nessun orecchio estraneo sembra prestarle attenzione. Sembra, ma non è. Ora l'Italia ha molti nemici. Nemici da odiare, perché l'odio dia la forza per combattere ancora. Fire! Forse quella donna imprudente ha ucciso con gli altri anche un fratello. E i nemici possono nascondersi ovunque. Ovunque possono celarsi delle spie. Pavolini ordina dei veri e propri spot. Nasce lo slogan: tacete, il nemico vi ascolta. La propaganda sa che l'odio contro il nemico va coltivato. Per puro caso un nostro operatore è riuscito a riprendere il mitragliamento a bassa quota da parte di un Blenheim inglese contro un ospedale da campo in Africa settentrionale, malgrado i visibilissimi segni della Croce Rossa. Si ignora la Francia, presto sconfitta. L'invettiva è tutta contro l'impero britannico. Una nave ospedale colpita e danneggiata dagli aviatori nemici. L'Inghilterra è definita egoista, plutocratica, rapinatrice. La si denigra senza trascurare nessun'arma. Neppure quella dell'ironia e dello sberleffo. Questo impressionante documento cinematografico è stato ripreso da operatori americani e neutrali dopo una grande incursione aerea germanica. Si giunge ad auspicare la morte di tutti i londinesi sotto i bombardamenti nazisti. Una velina dice: la notizia da New York sulla deficienza dei ricoveri londinesi va pubblicata in prima pagina con rilievo. La propaganda parla di Londra, per non parlare di Milano, di Torino, delle città industriali del nord, che iniziano a subire pesantemente i bombardamenti alleati. I nostri soldati già combattono sul fronte russo, continuano ad affluire. Ma il peggio deve ancora arrivare. Mussolini si associa a un'altra funesta avventura di Hitler. Si tratta dell'operazione Barbarossa, con la quale nel giugno del 41 la Germania attacca l'Unione Sovietica. Pavolini ne approfitta per organizzare una nuova campagna propagandistica, questa volta contro il bolscevismo. Ecco in un cinegiornale le crudeltà realmente accertate in una prigione politica in Russia. In queste oscure celle le vittime della GPU aspettavano la morte. Una camera di tortura. Tra le strette pareti i disgraziati prigionieri dovevano restare sempre in piedi in un caldo asfissiante. Ma i sovietici fanno troppa paura. E allora una velina avverte. Un giornale ha pubblicato dei particolari sul modo con cui i bolscevichi seviziano i prigionieri. Tali descrizioni sono del tutto controproducenti, avendo anche noi dei combattenti su quel fronte. Evitare nel modo più assoluto ogni notizia del genere. Intanto sul fronte russo muoiono circa 60.000 italiani. E siamo al dicembre del 1941. Egli è Roosevelt, il presidente degli Stati Uniti d'America. Eccolo in recarsi a visitare una fattoria. Un vitello gli viene democraticamente presentato. L'attacco giapponese a Pearl Harbor porta Italia e Germania in guerra contro gli Stati Uniti. Pavolini
dà allora il via al dileggio verso il presidente Roosevelt. Ma a nulla serviranno motteggi e sberleffi. Lo schieramento della superpotenza americana si rivelerà determinante per la sconfitta del nazifascismo. Mussolini lo sa, la guerra per l'Italia sta andando male, malissimo. Ma gli italiani non lo devono sapere. Per la propaganda è meglio diffondere immagini di un duce rassicurante, che può perfino dilettarsi nel tennis, uno sport che gli risulta particolarmente ostico, ma che si ostina a giocare. Giorno dopo giorno, le veline governative ancora indirizzano, impongono, censurano. Ispirare il giornale, compresa la cronaca, all'atmosfera di guerra, alla ferma decisione di resistere e alla volontà di vincere. Gli articoli allarmati e deprimenti apparsi su qualche giornale sono deplorati. I commenti devono essere ispirati a tonalità di maschia energia. Anche per quanto riguarda le notizie sulle vittime di guerra, si danno precise direttive. Nel commentare i caduti, evitare le consuete espressioni di cordoglio. Essi si onorano con fierezza e non si rimpiangono. E ancora, si ricorda che è tassativamente vietato pubblicare annunzi mortuari a pagamento relativi ai caduti di guerra. Ci si vergogna di dire che migliaia di nostri operai che lavorano nelle fabbriche di Hitler stanno morendo sotto le bombe anglo-americane. E allora la propaganda raccomanda: non parlare dei funerali avvenuti oggi in Germania degli operai italiani vittime di un bombardamento aereo. In un nostro aeroporto del fronte orientale, prigionieri russi addetti ai lavori dell'aeroporto. Guardando il cinegiornale, sembra davvero che le cose vadano per il meglio e che l'Italia se la cavi alla grande. E se a fronte dei morti e delle privazioni il consenso è fortemente in calo, la propaganda intensifica la sua offensiva, proponendo ancora, come un disco rotto, esempi della cosiddetta superiorità italiana. Ecco le immagini di addestramento della modernissima divisione di paracadutisti Folgore. La scelta e l'addestramento del paracadutista sono compiuti in una scuola unica nel suo genere. Il trasporto dei MAS, motoscafi antisommergibili attraverso le Alpi per raggiungere la Russia. A Bolzano, primo ostacolo. È necessario demolire gli spigoli di due case per consentire il passaggio ai nostri MAS. I nuovi carri dell'Ariete con corazza rinforzata. Il carro armato, più che ausiliario della fanteria, è un'arma autonoma che ha sconvolto la tecnica e l'arte della guerra. Quindi un'altra arma, questa sì, rivoluzionaria. Staccata alla parte poppiera si vedono i bruciatori, con i quali si aumenta la forza propulsiva e quindi la velocità dell'aeroplano. Del Caproni Campini, forse il primo aereo a reazione a levarsi in cielo nella storia del volo. Però ne viene costruito solo un prototipo. Certezza nella vittoria e dovere della normalità. Queste le parole d'ordine per chi è rimasto a casa. Che tutto continui come prima. Piazza San Marco è costellata di cartelloni cinematografici. Non si rinuncia neppure alla Mostra del Cinema di Venezia, particolarmente amata anche dal ministro della propaganda del Reich, Joseph Goebbels. I due ministri si recano allo spettacolo inaugurale della decima mostra dedicato alle forze armate italiane e germaniche. E come sempre,
ci sarà l'attesa lotteria di Tripoli. Tripoli vive la sua grande giornata sportiva. Sul circuito della Mellaha sta per svolgersi la corsa dei milioni attraverso un duello serrato. Viene censurato però lo slogan che la pubblicizza in questi termini. Il 1942 sarà certamente l'anno della vittoria. Come si deve tener duro per la guerra, così bisogna tener duro per vincere la lotteria. Ufficialmente, perché considerato irriguardoso l'accostamento fra la guerra e la riffa popolare. Ma sicuramente perché nessuno al governo nel 42 avrebbe scommesso su un'effettiva vittoria. È una normalità che la propaganda esibisce ignorando l'inferno di polvere e sangue del fronte africano o di neve e morte del fronte russo. Un'altra provvida iniziativa è quella delle carrozze ristoro. Le pellicole del luce tramutano i viaggi dei disperati che rientrano dal fronte del Don quasi in comodi viaggi per turisti. Fanno vedere solo i soldati ancora in buono stato. Si mostrano le carrozze ristorante dell'Opera Nazionale dopo lavoro, non le navi o i treni ospedali carichi dei corpi macellati dei feriti. I nostri combattenti in Russia hanno celebrato il Natale con i doni della patria, lontana nello spazio ma presente col cuore. Vengono organizzate spedizioni di pacchi dono natalizi per i soldati al fronte. La gigantesca macchina della propaganda arriva a mobilitare l'intero mondo dello spettacolo, trascinando sui palcoscenici delle retrovie del fronte un'infinità di artisti famosi all'epoca. Tito Schipa e Beniamino Gigli, e poi Aldo Fabrizi, Anna Magnani, Totò, i fratelli De Regge. Nessuno si sottrae, neppure Edoardo De Filippo. Aitta Pasquale, quei numeri sono la data della tua morte. In un grande auditorio dell'Eyar è intervenuta la principessa di Piemonte, che ha voluto essere in mezzo ai soldati nell'ora dedicata ai nostri combattenti. Anche la radio fa la sua parte. Non si esita a strumentalizzare perfino il dolore di una madre, fatta interpretare al microfono da Maria Luisa Boncompagni, la storica prima annunciatrice dell'Eyar. Come mamma del soldato che è lontano. Ma è comunque una madre che spera che il figlio tornerà da lei. La tua mancanza, ma tornerai dalla tua mamma e mi racconterai della tua vita e la tua mamma ti preparerà quei dolci che non hai potuto mangiare oggi perché sei lontano. Ecco ancora infinite trasmissioni di intrattenimento per far dimenticare morti e feriti, tragedie e bombardamenti. La radio manda canzonette. La propaganda utilizza i sentimenti quasi a voler addolcire le sofferenze della guerra. Anche l'amore, il matrimonio vengono spettacolarizzati. L'attoletta nuziale dello sposo combattente in Africa. Un altro sposo è marinaio. Ogni sposa è accompagnata da un ufficiale superiore, procuratore dello sposo. La radio serve anche per celebrare matrimoni per procura, in diretta, fra soldati sui campi di battaglia e fidanzate in patria che diventano loro mogli con un semplice sì al microfono. Alcune non rivedranno mai più il marito, di lui rimarrà solo la voce alla radio. I sì si incrociano attraverso l'etere. Mentre con il procedere della guerra il conto delle vittime aumenta a dismisura, per non deprimere con le cattive notizie, la propaganda vieta di rendere noti i nomi dei morti e dei prigionieri. Se ne dà soltanto il numero complessivo. Una scelta che crea panico tra le famiglie. Le richieste di informazioni trasformate in schede. Per evitare ogni possibile errore, le schede, invece di essere copiate, sono prima fotografate e poi scritte a macchina. Prima corrispondenza cinematografica della battaglia che infuria nella stretta di El Alamein, chiusa fra la depressione di El Kattara e la costa. Il cinegiornale mostra tutta la tensione prima della battaglia, non certo la sconfitta che ne segue. Gli anglosassoni attaccano in massa.
Le radio campali lavorano senza tregua. Serrato ed implacabile duello d'artiglierie fra le opposte masse di carri. Sui cinegiornali si esaltano i comportamenti valorosi dei soldati italiani. 11 novembre 1942 è l'inizio della ritirata da El Alamein. Seguirà la perdita dell'Africa settentrionale e poi dell'ultima sponda d'Africa rimasta in mano a Mussolini, la Tunisia. Ma ormai sono in pochi a credere negli artifici della propaganda. Molti sanno che le corrispondenze di guerra dei giornali non dicono la verità. Layard ha perso ascoltatori a favore della proibita Radio Londra, anche perché non esita a comunicare agli inglesi le sconfitte quando ci sono. Da qualche tempo si fa strada nell'etere Radio Mosca, anch'essa illegalmente captata, dalla quale parla un certo Ercoli, pseudonimo di Palmiro Togliatti. Comincia a diffondersi la fame. Vietato parlare dell'aumento dei furti nelle case. Gli ordini perentori delle veline però non sedano l'appetito. Fiorisce la borsa nera e non si trovano più neppure i surrogati. La macchina del consenso è ormai in crisi, inceppata. Il mito del Dux, dell'uomo che ha voluto le leggi fascistissime, l'alleanza con Hitler, le leggi razziali, è ormai definitivamente al tramonto. Testimonianze delle proditorie imprese dei gangster dell'aria. L'accanimento contro la casa dell'infanzia è dovuto al fatto che gli apparecchi omicidi sono pilotati da specialisti in ratti infantili. Odio e orrore, con l'inizio dei bombardamenti alleati sulle città italiane. Le fortezze volanti alleate dal cielo stanno riducendo in macerie le case, i monumenti e le chiese. La contraerea non può fare più nulla, non c'è rimasta che la disperazione. Ma la propaganda ancora cerca di rassicurare. È tutto inutile. Queste sono forse le ultime immagini di Mussolini, ancora capo del governo, in divisa da capo del fascismo. Sorride ancora, ancora per poco. La notte del 10 luglio 1943, gli alleati sbarcano in Sicilia. 9 giorni dopo, Roma è bombardata per la prima volta. Il 25 luglio 1943, dopo il voto contrario del Gran Consiglio, Mussolini è fatto arrestare dal re, sollevato dal potere, sostituito dal maresciallo Pietro Badoglio. Come reagisce a questo storico evento l'immensa ventennale macchina della propaganda mussoliniana? E come reagisce la folla, quella massa oceanica chiamata infinite volte a raccolta in tutte le piazze d'Italia, che di notte in silenzio è passata per Piazza Venezia per osservare la finestra del Duce con la luce accesa? Come può quest'uomo, il mito di cui le italiane erano invaghite e gli italiani ammirati, essere messo da parte tanto facilmente? La grande storia può svelare il mistero facendovi ascoltare per la prima volta le parole con cui viene commentata la notizia della sua caduta. È un cinegiornale dal sonoro inedito ritrovato presso l'Istituto Nazionale Audiovisivi di Parigi. L'alba del 26 luglio trova tutta l'Italia imbandierata. La caduta di Mussolini viene accolta con sollievo, con una sagra di bandiere sabaude inneggianti il re. Sono soprattutto i giovani che presto sarebbero dovuti andare a combattere, a festeggiare. Sono loro ad arrampicarsi sui camion e sugli autobus, a riprendere il libero possesso della città. Trionfa il tricolore del risorgimento e dell'unità della patria. Ora si festeggia la caduta del mito.
illudendosi che la guerra sia finita con la sua capitolazione. Spontanee manifestazioni patriottiche si svolgono per le vie di Roma, inneggiando al sovrano e al maresciallo Badoglio. Il declino dell'immagine del Duce è tale che in 24 ore tutti si adeguano al cambio di timone e festeggiano Badoglio, il successore, insieme al re. Un solo grido, un solo pensiero, una sola fede: l'Italia di tutti gli italiani. Perfino l'Istituto Luce, uno dei bracci più operativi della propaganda, si adegua. E Guido Notari, lo stesso speaker che fino a 10 giorni prima aveva esaltato le esibizioni del mito, ora con disinvoltura ne celebra il De Profundis. Tutto il popolo si stringe intorno al re soldato e al maresciallo Badoglio per servire l'Italia con dedizione assoluta. Stessa voce per parole così diverse. Tutto come se niente fosse.